Ciao cartucciari, questa è una puntata un po' remix, un po' rehash, un po' reboot alla pasta, mamma che arrivo! L'anno scorso è uscito Super Mario Maker per Wii U e noi ci abbiamo fatto una puntata usandolo un po' come scusa per parlare di Mario Paint. Mario Paint! Nintendo ha deciso, vista la poca diffusione del Wii U e la sua imminente precoce e molto triste morte, di portare alcuni dei titoli che si meritano di essere goduti da un pubblico più largo sul 3DS. Nella fattispecie, Super Mario Maker e Yoshi Woolly World, che io sto aspettando in trepidazione. Ma mentre per il secondo c'è da aspettare fino a febbraio, il primo è uscito questo weekend. Per chi non lo conoscesse, Super Mario Maker è il primo editor di livelli ufficialmente rilasciato da Nintendo. Dopo anni e anni di platforming, Nintendo ci dà una mano con un tool fantastico e ci dice: "Beh, mo fate voi, io mi sono rotta". Nintendo ha trovato il modo di farmi pagare per fare livelli. Ovviamente detta così suona un po' male, ma relegare Mario Maker a semplice level editor sarebbe veramente ingiusto. Prima che la saga New Super Mario Bros. Riportasse il platform bidimensionale anche sulle console fisse, questo era rimasto relegato alle console portatili. Proprio per questo trovo che i tre stili pixel art di Super Mario Bros. 1, 3 e World si adattino molto bene allo schermo superiore del 3DS, che nativamente è un 240p, proprio come NES e SNES. L'altro stile disponibile è appunto quello della saga di New Super Mario Bros., che all'attivo conta 4 titoli e mezzo usciti negli ultimi 10 anni. Di Mario Maker, nella vecchia puntata, ne abbiamo parlato molto distrattamente. Vediamo quali sono le feature principali, facciamo un ripassino, e in cosa differisce la versione 3DS. Super Mario Maker ti permette di creare livelli nelle classiche ambientazioni mariose, overworld, underworld, castelli, case di fantasmi, mettendoti a disposizione sempre più oggetti e strumenti presi o ispirati dai capitoli bidimensionali della serie. Ora, a seconda dello stile applicato, che come abbiamo detto sono Super Mario Bros. 1, 3, World o New Super Mario Bros., Mario avrà delle abilità pertinenti al relativo gioco: il volo in Super Mario Bros. 3, il salto a muro in New Super Mario Bros. Tuttavia, ogni oggetto verrà declinato in tutti gli stili e la libertà di design che ci viene data è molto più larga di quella che avremmo avuto nei motori di gioco reali, con infinite sprite giganti e altre novità e oggetti introdotti per l'occasione. Inoltre sono state implementate le versioni retroattive di aree che sono state introdotte nei giochi successivi, ovvero è possibile creare un livello Ghost House anche con lo stile di Super Mario Bros. 1, dove le Ghost House manco le vedevamo col binocolo. Gli stili e gli strumenti per creare i livelli non vengono forniti tutti assieme, ma è necessario familiarizzare un po' con ciò che hai prima di sbloccarne altri. Sembra crudele, ma al contrario ti aiuta a sfruttare al massimo le tue possibilità e a fare ciò che deve fare un buon level designer: lavorare nei limiti. A proposito di unlockables, il Mario Maker per Wii U faceva un intenso uso degli amiibo per sbloccare feature e sprite di personaggi utilizzabili. Usare gli amiibo non è l'unico modo per sbloccare tutti questi contenuti, ma a prescindere, questa feature a quanto pare è assente nella versione portatile, nonostante il New 3DS possa interfacciarsi con gli amiibo. Però la maggior parte del pubblico possessore di un 3DS standard dovrebbe comprare un amiibo reader venduto separatamente e probabilmente Nintendo ha stimato che questo non era un... non ne valeva la pena. La più grande attrattiva di Mario Maker per me rimane la comunità. Ogni livello disegnato può essere pubblicato e condiviso a patto che sia superabile. E finché l'interesse per questo gioco rimarrà alto, i livelli pioveranno come funghi dai blocchi interrogativi. Aver allargato la comunità di designer e di livelli a tutto il pubblico 3DS è stata un'ottima mossa. Ora, invece di scarabocchiare sul quaderno o sul blocco note al lavoro, potremo portarci il 3DS ovunque e disegnare dei livelli dalla difficoltà inconcepibile o far innamorare dei platform i giocatori meno avvezzi confezionando un set di livelli per principianti. O semplicemente, se siamo pigri come lo schifo e vogliamo solo giocare, benissimo! La versione 3DS, vediamo un po', ci offre 100 livelli disegnati da sviluppatori Nintendo, belli pronti all'uso. Naturalmente si possono giocare i livelli sviluppati dalla comunità Wii U, anche se non sono tutti compatibili, e naturalmente si può fare l'upload dei nos... Ah no? Non si può fare l'upload. Ci ho passato gli ultimi 5 minuti a lodare la comunità e i giocatori. I giocatori 3DS non possono uploadare i propri livelli online, ma solo localmente? Ah, perché? Perché non c'è il Mystery Mushroom, quello che ti fa trasformare nei 150 personaggi collezionabili? Ma no! E tutti i 150 sprite, e Kirby e Mega Man, qui non ci sono. Calmiamoci, avranno tolto qualcosa, ma avranno anche aggiunto, no? Dai, c'è la possibilità di creare un livello in più persone, ok, carino, però sempre in locale. Quindi se non avete amici col 3DS nel raggio di pochi metri, siete fregati.
Adesso lo faccio comprare a tutti. Compratelo! Metà degli strumenti sono disponibili da subito. Ok, indebolisce un po' la cosa che ho detto prima sull'essere un bravo designer, ma le persone effettivamente si sono lamentate di come Nintendo rilasciasse i contenuti col contagocce, quindi ci può stare. E non è più possibile registrare i suoni? Basta, basta! Cioè il 3DS ha un microfono? Perché? Perché questi tagli alle caratteristiche più fighe di questo gioco? Io spero che faccia una patch, che almeno reintroducano i suoni. Era bellissimo registrare dei suoni, idioti. Registrare un suono! Un suono! Adesso proviamo il livello. Era stupendo, non costa niente, c'è un cazzo di microfono. Nonostante i tagli, alcuni dei quali ingiustificabili, Super Mario Maker per me rimane un must per tutti gli amanti della serie che hanno un 3DS e non hanno un Wii U. Il poterlo giocare ovunque è senza dubbio un valore aggiunto. Spero che Nintendo senta le grida e i lamenti che ho appena tirato e che tireranno anche tanti altri e aggiunga le feature mancanti con una bella patch natalizia. Dai, Babbo Nintendo, ti stiamo aspettando. Per il resto, noi ci vediamo fra un paio di settimane. Rimanete lì che c'è un puntatone che...